Bentornati alla nuova puntata del programma Societas, eh, appunto nata per parlare di diritto, politica e attualità. E proprio eh, in questa puntata parleremo di un argomento molto attuale, cioè la protesta degli agricoltori. E abbiamo invia, invitato eh, per parlare di questo tema eh, l'onorevole senatore Maurizio Gasparri. Ben arrivato Maurizio. Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito è sempre un piacere, sei sempre disponibile questo ci fa molto piacere è un collegamento audio perché c'è stato un problema video ma l'importante è, è, è sapere cosa, cosa pensa il governo e cosa pensa in questo caso eh, il senatore Maurizio Gasparri dunque eh, c'è questo movimento agricolo che eh, sta arrivando eh, su raccordo anulare, si sta avviando verso Roma, la marcia su Roma eh, facendo una battuta e, mh, cosa, cosa intende fare il governo per risolvere questo problema e per diciamo, rispondere alle istanze del mondo agricolo con questo movimento riscatto agricolo che sta avanzando. Guardi, il mondo agricolo soffre permanentemente. Questa protesta non è la prima, non so se sarà l'ultima, perché lei ricorderà i forconi qualche anno fa in Sicilia, ricorderà i movimenti con Ercolina, la mucca, per, cui, per le quote latte, per altre problematiche. Gli agricoltori scesero in piazza. ricorderai in Sardegna quando versavano il latte per la strada perché il prezzo del latte era talmente basso che conveniva buttarlo e non più produrlo. Quindi l'agricoltura è un settore che ha una sofferenza costante. Perché? Perché i margini di guadagno sono bassi. Spesso non remunerano nemmeno il costo del lavoro, il costo de, della manodopera che viene impiegata. La fatica, i concimi, i pesticidi e quant'altro. E quindi la protesta del mondo agricolo si rinnova periodicamente perché i disagi non sono, diciamo così, facilmente risolvibili. Abbiamo la concorrenza di paesi del terzo mondo che hanno costo del lavoro irrisorio e quindi possono realizzare prodotti, casomai, non di adeguata qualità, ma dai costi molto più bassi. E lei ricorderà l'olio tunisino che veniva venduto al posto dell'olio pugliese, una qualità minore, ma insomma spesso anche con una sostituzione di prodotto o una vera e propria contraffazione. Conclusione, l'agricoltura ciclicamente esplode. Le organizzazioni agricole, la Coldiretti, la Confericoltura, la CIA ed altri, sono state anche loro scavalcate da questa protesta, di cui poi non si capisce la dimensione reale e la rappresentatività. Che poi c'è il comitato di Melegnano, poi c'è il comitato di quegli altri, quelli che stanno sulla nomentana. Tant'è vero che non è neanche facile individuare un interlocutore, perché in realtà è la espressione di un disagio diffuso del mondo agricolo: di una differenza tra i prezzi a cui si vende un arancio, 0, euro, e poi noi andiamo al mercato e lo troviamo a x euro al chilo e il trasportatore del resto deve pagare la, il gasolio il suo camion il commerciante deve pagare l'affitto il commesso, l'Imu però c'è una ricarica eccessiva sui prezzi la differenza tra il prezzo dal produttore al prezzo di acquisto finale è troppo elevata e quindi tutte queste cose sono una malattia complessa allo stato attuale mentre parliamo sono in corso incontri tra il governo e le organizzazioni agricole, ma non basta perché le organizzazioni, è successo un po' Quello che è successo ai partiti sono state scavalcate da movimenti di base. I temi principali sono la tassazione, come per tutti, quindi la possibilità di alleviare il prilevo IRPEF sulle imprese agricole, l'Europa come per tutti e quindi l'Europa ha introdotto delle regole green come oggi si dice ambientaliste che mettono al mando alcuni pesticidi alcuni prodotti che impongono che alcuni terreni per un periodo di un certo tipo non vengano coltivati perché è una procedura anche normale che poi si faccia la sospensione di coltivature per consentire, uso e espressioni non scientifiche al terreno di respirare no? e di poter poi essere ancora una volta utilizzato per seminagioni e quindi raccolti Tutte queste questioni europee che mi auguro si stiano risolvendo sui pesticidi sono state rinviate delle date. Poi parliamoci chiaro, quando io parlo di pesticidi e penso che noi mangiamo cibi che poi sono stati protetti dai pesticidi, poi pensiamo pure ma che cosa mangiamo noi? Quindi l'evoluzione anche di tutela dell'ambiente e della natura vuole eliminare alcuni prodotti, ma un'eliminazione troppo rapida aumenta i costi, tutela meno i raccolti, insomma, è un settore indispensabile. Cosa saremmo noi senza agricoltura e senza prodotti? Saremmo condannati al cibo sintetico, che è un'aberrazione. Nello stesso tempo l'agricoltura è molto sussidiata. Se la vedi i bilanci europei, la maggiore cifra è quella dei contributi ai produttori agricoli. Quindi è dimostrazione di una crisi storica, di una indispensabilità del settore agricolo che produce i cibi che ci possono nutrire e però, quindi bisogna anche rivedere alcune misure, quelle europee per una transizione più lenta, più graduata verso standard di tutela dell'ambiente maggiori, quella anche italiana sulla riduzione delle tasse che deve essere proseguita. Questione complessa, sono stato un po' lungo ma non è una questione semplice e vedrà che l'agricoltura negli anni, temo, continuerà a soffrire perché è un settore il più antico della produzione, la prima attività produttiva dell'uomo è stata coltivare la terra per nutrirsi, poi ha imparato che oltre a nutrirsi poteva vendere il prodotto eccedente, e però l'agricoltura eh, oggi eh, diciamo è molto più debole che nel passato e va ascoltata, va tutelata, ma già questo avviene in buona parte, ma non è abbastanza evidentemente. Quindi eh, ha parlato del, dell'IRPEF, della tassazione, della pressione. Eh... Nei confronti del mondo agricolo. Quindi lei approva la, la proposta della Meloni di esenzione dell'IRPEF per i redditi fino a 10.000 euro riguardo appunto al mondo agricolo? La ritengo insufficiente perché bisogna intervenire su tutte le aziende agricole, anche quelle che dice, ma sono grandi aziende. Le aziende agricole italiane sono molto piccole rispetto alla media europea. Quindi bisogna, secondo me, se è possibile, fare di più, non limitarsi solo a piccole aziende, pensare anche a quelle medio-grandi che poi sono delle imprese nane rispetto all'Italia, insomma. Quindi rispetto al resto del mondo, scusi. Quindi io penso che se sarà possibile bisogna fare anche di più, insomma. Poi la proposta è del governo, non è solo della Meloni dalla maggioranza. Un, sì, come Presidente del Consiglio intendevo. Ha um, parlato di cibo sintetico. Mh, si è vinto ad alcuni studi che in realtà poi, per esempio, eh, la produzione di carne sintetica sia più inquinante per il suo abbattimento di quanto possa essere eh, la produzione di carne naturale. Quindi non c'è il rischio che in questa transizione ecologica eh, per certi aspetti si, si arrivi a essere più inquinanti di quanto siano le intenzioni? Lo dicono in molti, ma io ho una diffidenza. Generale su questi cibi sintetici, quindi, francamente, penso che sia meglio aiutare gli allevatori a mangiare con moderazione perché c'è controindicazione in ogni tipo di cibo, ci sono insomma necessità di contenimento, eh, di controllo nelle abitudini alimentari. Ma a me, francamente, la carne sintetica non mi convince, anche per le motivazioni che lei dice, è comunque qualcosa di artefatto, è qualcosa di anomalo. Quindi, io francamente. Non mi converto a questo tipo di, di situazione. Allora, allora siamo in due. E come, come capogruppo di, eh, al Senato di, di Forza Italia, il partito Forza Italia, eh, che proposte ha nel merito proprio del, della soluzione del problema agricolo e di queste tassazioni, soprattutto in, in rapporto alla normativa europea? Eh, noi riteniamo che si debbano rivedere le regole europee. C'è la transizione ecologica, il mondo green, il mondo verde, benissimo, ma non possiamo dire tra tre anni le macchine elettriche sostituiranno quelle a benzina, a diesel, perché non sarà possibile. Non possiamo dire dovete ristrutturare le vostre case, coinventarle, fare i cappotti termici, ma non vi diamo un euro e dovete fare questo perché si riducano le emissioni di CO2 a spese vostre. Sono tutti obiettivi comprensibili, ma servono aiuti economici europei a chi deve riadattare le proprie case, perché combattere lo spreco energetico non serve solo a contenere le emissioni di CO2, manca a far risparmiare il costo della bolletta. Così vale sui cibi, ci vuole un'educazione alimentare, bisogna prevenire malattie, evitare l'abitudine a mangiare un solo tipo di cibo, bisogna alternare tutti i tipi di cibo, ma non si può imporre dall'oggi al domani una regola troppo severa e astratta. Quindi noi ci rendiamo conto che c'è una transizione, riteniamo che i tempi debbano essere più lenti e lunghi e quindi Forza Italia con il Partito Popolare Europeo chiede di rivedere tutte le direttive green che riguardino la casa, l'automobile, ma anche le attività produttive e quindi anche quelle agricole. Ci vuole più tempo e ci vogliono più risorse per la transizione. Si trovino le risorse e si indichi il tempo in modo diverso. Questa è la nostra ricetta perché non vogliamo negare un cambiamento vogliamo negare che il fatto che le persone possano essere le prime vittime di un cambiamento che deve essere anche fatto a favore della persona dell'essere umano, non contro l'umanità anche perché io credo che non ci sia nulla di più inquinante delle batterie elettriche quindi la mia domanda, mi pongo questa domanda da non conoscente del, del, della tecnologia e, 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 elettrica in specifico e queste, tutte queste batterie che andranno cambiate con maggiore frequenza di quelle che eh, hanno i motori a scoppio, per capirci. E, e Che fine faranno? Come saranno smaltite? Anche questo credo che sia un problema o no? Ma guardi, si fa tutto un parlare di questo mondo verde, ma le conseguenze dell'inquinamento sono notevoli. Ma di tutti i piedi, per esempio, stavo in una strada del centro, un veicolo elettrico si è rotto, ma per trasportarlo via ci vogliono delle modalità particolari, eccetera. Cioè, si è creato un blocco di circolazione con macchine che giravano, consumavano benzina, gasolio, mettevano CO2. Insomma, ci vorrà il tempo che ci vorrà per avere un elettrico davvero diciamo, a disposizione di tutti, ricaricabile per tutti. E lei pensa a Roma, mettiamo le colonnine, quante ce ne vogliono? Se si abolisse per avventura domani mattina, dico una cosa provocatoria, l'auto la, a benzina e si facesse solo l'auto... La Elettrica, dove andiamo? Come facciamo? Poi ci sono le materie prime, le materie rare, le polveri per produrre queste batterie per le macchine elettriche. Quindi, io credo che ci voglia molto più gradualismo e più tempo. Poi si arriverà anche alla macchina aria, la macchina che ci soffi dentro e cammina. Io non escludo nessun progresso miracoloso, ma siccome i miracoli non sono alla nostra portata, facciamo una cosa terrestre. Quindi, rinviamo la tempistica e rivediamo la direttiva Green. Anche perché ricordo che da romani abbiamo già vissuto il tentativo dell'estensione della zona ZTL a Roma che insomma ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per coloro che non si possono permettere di cambiare la macchina come avrebbe voluto Gualtieri, o sbaglio? Ma guardi, ci vuole gradualismo in tutto questo, anche questo piano di Roma che vedeva una sorta di mega ZTL in tutta la città che mi pare accantonato ma non abolito, non abrogato, rinviato nel tempo. È provocatorio perché tu dovresti prima garantire un trasporto pubblico efficiente. Ora che ne so, la stazione della metropolitana di Piazza Venezia dicono loro stessi che ci vorranno dieci anni. E forse è così perché vestigia dell'antica Roma, equilibri dei palazzi costruiti in zona, impongono una tempistica negli interventi molto lenta. Io spero che non siano dieci anni che hanno detto. Ma alla fine, quando è che avremo una rete di metropolitana adeguata a una metropoli planetaria come Roma? E quindi, se tu non incrementi il servizio pubblico, non avrai un'alternativa allo spostamento in automobile. E quindi, con tutte le emissioni, i problemi, eccetera. Se poi dici da domani tutti con l'auto elettrica, dove sono queste auto elettriche? Come si ricaricano, come funzionano? Quindi, io penso che ci voglia più realismo e meno ideologia. Intanto, con i soldi de dei contribuenti romani, già sono stati spesi 8 milioni di euro per fare le colonnine che sono state, come ha detto Pocanzi, sospese. In attesa di capire cosa accadrà con questa estensione della zona diele Ricordiamo 8 milioni di euro che sono dei contribuenti. E per il PNRR prevede delle, delle erogazioni diciamo, riguardo a questa transizione ecologica. Per quanto riguarda il mondo agricolo, quanto è previsto o, o, o si è previsto poi? guardi per il mondo agricolo le cifre sono ingenti ora. Questi sono due piedi, non le so neanche dire perché ci sono cifre italiane, cifre europee. L'agricoltura è destinataria di quasi la metà del bilancio dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando di cifre gigantesche, che però non sono riuscite a lenire difficoltà e crisi. Ci sono contributi per i raccolti, ci sono i contributi per la riconversione delle coltivazioni. C'è una spesa significativa che però non è riuscita a risolvere questa crisi, tant'è che la protesta di questi giorni. Però credo che dobbiamo dare anche un'informazione corretta, rassicurare sugli investimenti che vengono fatti, sulle facilitazioni e reintrodurne alcune tipo l'IRPEF in Italia o altre misure a livello europeo più flessibili. Perché, come diceva lei, anche sull'automobile. Qui facciamo la Max ZTL di Roma, si gira in auto elettrica. Dove? Come? Come si ricarica? Dove stanno le cose? Lo stesso è per l'agricoltura. Insomma, serve, pronto serve più tempo per poter gestire questo fenomeno molto complesso. E nella precedente puntata abbiamo affrontato Colona, che è l'Osservatorio Nazionale Amianto, eh, il problema eh, del, dell'amianto, o meglio di un territorio italiano che non è ancora stato bonificato, addirittura non esiste una mappatura vera e propria della presenza di amianto. E parliamo addirittura di 42.000 tonnellate diffuse sul territorio nazionale, case, addirittura ospedali, a Roma 11 scuole. In una, in una politica che giustamente si, si sta sensibilizzando e occupando sempre di più della transizione ecologica, non crede che sia un punto di partenza indispensabile quello di bonificare il territorio italiano dall'amianto, parliamo di 42.000 tonnellate come ho appena detto, ma soprattutto poi di fare una mappatura per, sa per sapere realmente dove sono, visto che già sappiamo che in alcuni ospedali e in alcune scuole è ancora presente. Ma guardi, ha perfettamente ragione. Lei sa che esistono già delle norme per dare dei contributi che servano a eliminare l'amianto. Bisogna essere più rapidi, più attenti, più capillari perché è cancerogeno, perché è un problema antico. E guardi, noi molte volte le norme le facciamo, le risorse ci sono, ma c'è lentezza nell'applicarle e levare l'amianto dalla circolazione è una priorità assoluta. Ottimo, soprattutto magari riuscire a fare una mappatura per capire bene quanto, dove, so. dove è presente, ecco, questo magari sarebbe certo. anche fondamentale. L'ultima allora, domanda. domanda. Allora, ehm, Forza Italia è, diciamo, è, la, è, è la compagine eh, diciamo, liberale de, de, del, dell'attuale governo. E, come si vorrà eh, nei confronti del, delle politiche diciamo, europee e, e internazionali per eh, evitare che il governo perda quell'indirizzo quell liberale che rappresenta forse Italia? È una domanda Ma aperta, guardi, diciamo. noi, dobbiamo, noi dobbiamo contrastare le imposizioni dei socialisti in Europa che soprattutto in materia ambientale in materia di casa sono di una rigidità ideologica che sembra quella di Greta Thunberg quindi dobbiamo rispettare l'impresa lo sviluppo, avere anche il ruolo della persona che va considerato perché la persona e la sua salute vanno tutelate, ma ci vuole anche un gradualismo per farlo, perché se gli dici a una persona devi ristrutturare a spese tue la casa per fare meno emissioni entro tre anni devi buttare l'automobile e comprarti un'auto elettrica che non si sa quanto costerà come la ricaricherai e devi fare qua, devi fare lì e alla fine insomma è un aspetto ideologico illiberale perché impone dei vincoli, alla fine finisce per non tutelare la persona ma di opprimerla. Bisogna avere quel realismo, anche il gradualismo, perché anche un ambiente più sano è indispensabile, ma lo si deve realizzare nei tempi e nei modi possibili. Una cultura liberale rispetta la persona, rispetta l'impresa, rispetta l'ambiente, cerca di fare sintesi, mediazione e coniugare queste diverse esigenze. I socialisti sono ideologici, Forza Italia nel Partito Popolare Europeo vuole una vasta area alternativa alla sinistra, Certo, ma se c'è un gruppo che è neonazista francamente non rientra in questo perimetro perché essere liberali, essere nell'area dei popolari, avere un orientamento tra conservatori, popolari e liberali vuol dire essere alternativa alla sinistra ma non arrivare a forme di estremismo che è un'altra forma poi di esagerazione incompatibile. Speriamo che in Europa il progetto del Partito Popolare Europeo conservi forza possa... Eh, condizionare o respingere la presenza dei socialisti e ci sia uno schieramento alternativo alla sinistra che però eh, non è che può includere gruppi neonazisti o di estremisti, perché bisogna essere alternative alla sinistra ma dentro il perimetro della democrazia e dei valori liberali senatore la ringrazio per la sua disponibilità Grazie. e per le sue risposte. Direi alla prossima, magari asperiamo di fare il anche collegamento. Anche video. Io l'ho vista per tutto il tempo, però sappia, mi vedevo nel video di Ritornato. Sì, 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 no, no, ma sarà un problema. L'importante è che abbiamo con sentito il i contenuti. Io ho il vestito grigio, quindi la vedo <ride> bene. Capisciate Grazie. Il foglio in mano che fa ballonzolare è sempre un girare a destra adesso. Bravissima, allora mi vede bene, però io non vedo lei, Beh. ma mi fido. Eh, mi fido però comunque... mi conosce, metta una foto. Grazie. Va bene, a presto, Buonasera. grazie. Nuovo, Bravissimo. arrivederci. Dunque, abbiamo intervistato il capogruppo di Forza Italia al Senato e abbiamo avuto modo di capire eh, la posizione del governo, anche in riferimento a questa protesta che sta avanzando verso Roma. E abbiamo anche fatto delle domande diciamo, specifiche sul problema dell'amianto, cui questa trasmissione tiene molto, perché è alla base di una società civile non ci, può, non ci può non essere la tutela della salute. Grazie della vostra attenzione e alla prossima puntata di Societas.